La vallée du Pélisse est la plus méridionale des vallées de la province de Turin. La vallée tire son nom de la rivière qui la baigne, le Pélisse. Comme beaucoup des vallées dans cette région, elle aussi a des problèmes hydrogéologiques. Normativa si parla di rischio idrogeologico, ma sarebbe più corretto parlare di rischio geologico idraulico. È il rischio connesso sostanzialmente a quelle che sono fenomeni di tipo franoso o di dinamica fluviale. Quindi rientra nel rischio idrogeologico, rientrano le alluvioni, rientrano le colate di detrito e rientrano tutti quei fenomeni che, se il corso d'acqua fosse un corso d'acqua completamente lasciato libero a se stesso, non determinerebbero alcun rischio. Ma nel momento stesso in cui questi fenomeni vanno a interagire con quella che sono le installazioni antropiche, quindi centri abitati, le infrastrutture o altro, determinano il rischio mettendo in pericolo quelli che sono i valori esposti in termini di vite umane e in termini anche di beni. Quella mattina in particolare siamo partiti verso le 8:30 del mattino a fare sopralluogo su tutto il territorio per verificare appunto i punti critici del nostro paese, che in realtà sappiamo bene quali sono. Nel giro di penso un'ora, da non pioggia, sembrava di essere proprio in un altro paese, una cosa che non avevo assolutamente mai visto. Che studiano la materia da anni, magari ci potevano dare qualche buon consiglio. E appunto abbiamo dato un incarico al CNR per fare degli studi su due torrenti particolarmente pericolosi, secondo noi e anche secondo loro, poi naturalmente, di Villar, che sono Rospart e la zona del Cassarot su Borgata Garin. Esaminando il Pellice, noi possiamo da monte verso valle avere fenomeni degli affluenti che sono legati sostanzialmente alle colate di detrito, quindi grosse masse di materiale solido che possono essere movimentate in maniera impulsiva e determinare danni a quelli che sono gli insediamenti che si trovano sul territorio. Nella parte invece valliva e nella parte poi di pianura abbiamo fenomeni che sono di tipo diverso. Essenzialmente possiamo avere fenomeni di erosione spondale, fenomeni di inondazione e fenomeni di cambio di quella che è la sezione di deflusso del corso d'acqua, quindi evoluzioni morfologiche che vedono il corso d'acqua defluire magari prima in sinistra della valle e successivamente, a seguito di un evento alluvionale, defluire in destra. Quindi questi sono essenzialmente i fenomeni che noi incontriamo sul Pellice, ma anche in qualsiasi corso d'acqua alpino di questa tipologia. Mais qu'est-ce que c'est une coulée de débris? Les géologues qui travaillent sur le territoire répondront à cette question ainsi qu'à d'autres. Il debris flow sarebbe questa, detto in italiano, con termine italiano, una colata detritico-torrentizia. Ed è appunto questo evento che si colloca a metà tra le frane e le alluvioni, perché rispetto all'alluvione ha una maggiore densità, quindi una maggiore capacità di trasportare blocchi anche grandi, però contemporaneamente rispetto a una frana ha un contenuto d'acqua molto maggiore, quindi si può diffondere su lunghezze molto maggiori. Diciamo, questi torrenti rilaterali allo sbocco nel fondovalle costruiscono questo edificio che si chiama conoide alluvionale, che è costituito appunto da tutti i detriti che il corso d'acqua deposita una volta che diminuisce la pendenza. Ovviamente il fondovalle è meno ripido del corso che percorre e quindi ha meno velocità, meno capacità di trasporto,
e ti deposita questo diciamo corpo deposizionale, un corpo di depositi a forma di ventaglio visto dall'alto. Il rischio legato al conoide è legato al fatto che questi torrenti che lo percorrono hanno un'alta capacità di trasporto, quindi hanno tanto deposito, e in alcune occasioni, negli eventi più diciamo intensi, possono dare origine a colate detritiche. Siamo in sponda in destra idrografica del torrente Pellice. Qui in effetti è sconsigliabile costruire perché sono ancora ben visibili sulla superficie di questo ripiano terrazzato delle vallecole, delle ondulazioni del terreno che sono la testimonianza di quelli che erano i vecchi alvei del torrente stesso. Ciò non toglie che in un evento alluvionale con una piena straordinaria il torrente potrebbe in qualche modo esondare e ricoprire quindi anche questa parte di superficie terrazzata, e in quel momento l'acqua in eccesso sfrutterebbe quelle valli che rappresentano appunto i paleoalvei del torrente Pellice proprio come direzioni preferenziali per il loro scorrimento, per il loro deflusso. Quindi è di vitale importanza, insomma, che questa zona sia lasciata come zona di pertinenza fluviale, proprio perché lo è stata in passato e quindi potrebbe anche essere in futuro. Ces phénomènes naturels supportent de lourds dommages considérables aux habitants de la vallée. Voyons les causes. Le cause possono essere o cause del tutto naturale o cause legate all'intervento dell'uomo. In particolare, se andiamo a considerare quelli che sono gli effetti delle colate di detrito e la formazione delle colate di detrito, in questo caso il fenomeno è abbastanza naturale, nel senso che nella dinamica erosiva del corso d'acqua si accumula il materiale nell'alveo principale e con una pioggia particolarmente intensa la portata che viene a defluire dà la stura a questo materiale che poi si riversa sul fondo valle. Se invece andiamo a considerare fenomeni legati all'erosione diffusa sulle aste fluviali nel tratto di valle, in questo caso questi fenomeni possono essere indotti da un utilizzo dissennato del corso d'acqua, ossia l'asportazione del materiale dall'alveo comporta che cosa? Comporta l'impoverimento di materiale solido e la corrente in questo caso è in grado di erodere, di riprendersi questo materiale dal fondo alveo, determinando dei fenomeni di erosione e quindi vanificando in molte case anche quelle che sono le difese che l'uomo può aver costruito per evitare la divagazione del corso d'acqua o per evitare l'inondazione. Quando noi abbiamo una scogliera che rimane appesa in alto rispetto a quella che è la posizione di un fondo alveo che si approfondisce, evidentemente questa scogliera perde la sua funzione e può collassare, può rompersi, può essere distrutta dalla prima piena, venendo meno quella che è la funzione per cui era stata costruita. Il corso d'acqua è caratterizzato da un bilancio molto instabile tra quelle che sono le portate che defluiscono all'interno del corso d'acqua stesso e i sedimenti che vengono trasportati da questa portata liquida. Se nel corso degli anni in qualche maniera si viene a perturbare questo bilancio, ad esempio, come dicevo prima, sottraendo del materiale dal corso d'acqua, l'energia che la corrente possiede, quindi la capacità che ha questa corrente di prendersi in carico sulle spalle il materiale e di portarlo verso valle, cresce. E questo materiale dove viene preso? Viene preso dall'alveo, viene preso dalle sponde. Quindi di conseguenza quello che è un impoverimento determinato dall'uomo per sacrosante, diciamo, attività che possono essere la costruzione o altro, se viene fatto a scapito di questo bilancio che esiste nel corso d'acqua, non fa altro che determinare dei fenomeni nel tempo e nello spazio molto dannosi anche a distanza di anni.
E questa è una cosa che difficilmente coloro che vivono sul corso d'acqua percepiscono immediatamente. Anzi, di solito vige esattamente l'idea contraria, che bisognerebbe pulire i fiumi, non si puliscono più i fiumi. In realtà le cose non sono così. I corsi d'acqua puliti, tra virgolette, sono corsi d'acqua che non fanno altro che determinare danni maggiori. Sur les rives d'une rivière, la végétation joue un rôle important pour l'écosystème de la rivière et peut aider à réduire le risque hydrogéologique. A seconda della naturalità del contesto, a seconda della naturalità del corso d'acqua, la vegetazione può essere decisamente favorevole per certi aspetti e può creare qualche problema da un punto di vista idraulico, secondo altri aspetti. Nei contesti in cui lo spazio fluviale lo permette, alvei ampi e zone inondabili, la vegetazione ha la grande funzione di rallentare la corrente e quindi di evitare di creare a valle dei problemi a livello erosivo, in quanto spesso con l'eliminazione completa della vegetazione e la rettificazione dei corsi d'acqua, in passato si sono risolti a livello locale dei problemi che sono stati poi in realtà portati solo a valle. A seconda della situazione in cui noi ci troviamo, il taglio della vegetazione può essere favorevole, in altre situazioni è indifferente, rappresenta solo un costo, in altre situazioni addirittura dannoso. La presenza di legno morto a terra in un alveo fluviale può essere problematica in un corso d'acqua di piccole dimensioni, dove questo può poi portare dei problemi di ordine idraulico, può essere indifferente e addirittura utile in altri contesti. In un ampio corso d'acqua la presenza di legno morto favorisce la sedimentazione fine e quindi lo sviluppo poi seguente di boschi ripari e di vegetazione naturale. Il legno morto è utilizzato dagli animali che stanno in acqua per viverci e quindi entra in una catena trofica. Une rivière est un lieu plein de vie, une source d'activité, de travail et de jeux pour les habitants, les associations de la vallée qui se soucient de lui. Nel bacino del torrente Pellice ci sono degli elementi interessanti dal punto di vista dei pesci che abitano questo corso d'acqua. Ci sono numerose specie che sono endemiche del nostro territorio, soprattutto del bacino del Po, in particolare la trota marmorata, poi ci sono delle varietà genetiche, ad esempio di temolo, poi ci sono anche dei ciprinidi, in particolare il barbo meridionale o barbo canino, come viene anche detto, così come numerose altre specie di pesci. Allora, il modo migliore per tutelarle è quello appunto di conservare un ambiente in buona qualità. Dal punto di vista della quantità d'acqua, non si può sottrarre appunto tutta l'acqua a un corso d'acqua, e dal punto di vista anche della morfologia del torrente, cioè la forma che hanno gli alvei e tutto quello che c'è intorno, in particolare la vegetazione. È molto importante che ci sia una tutela da questo punto di vista. Ingénieurs, géologues et autres techniciens supportent leur expertise à la sécurité de la vallée et de ses habitants. Leur travail doit être soutenu par des politiques s'appropriées de gestion du territoire par les administrateurs locaux. Quelles sont les solutions à la relation entre l'homme et la rivière? Nell'ambito degli studi che noi abbiamo fatto, in particolare sul Pellice, abbiamo introdotto un concetto di fascia di divagazione compatibile. Che cosa significa? È un compromesso tra quella che è una dinamica fluviale che non deve essere troppo ingessata e quindi non deve essere legata a una canalizzazione del corso d'acqua, ma nello stesso tempo è un compromesso con quella che è l'antropizzazione, la presenza dell'uomo sul territorio stesso. Quindi
Questo concetto, che di solito viene mal digerito dall'amministrazione, è il concetto per cui deve comunque esistere una possibilità di erosione spondale in alcune zone proprio per contrastare quei fenomeni di incisione che abbiamo detto poc'anzi. Per quanto riguarda la frase che puntualmente viene ripetuta dopo ogni alluvione, non si puliscono più i fiumi, non viene rimosso il materiale, c'è tanto di quel materiale che al centro l'alveo è più alto che le sponde, questa frase va presa con le pinze, nel senso che non è possibile concentrare la propria attenzione su quello che può essere un fenomeno localizzato. Ossia, quando noi prendiamo in esame una tendenza evolutiva del corso d'acqua negli anni, non dobbiamo limitarci all'altezza della barra che si può vedere emergere di fronte ai nostri occhi in prossimità di una sezione. Sicuramente ci sono delle situazioni in cui il materiale deve essere rimosso e questa è la situazione tipica dei ponti o delle infrastrutture che interagiscono col corso d'acqua, per cui se io ho delle luci dei ponti che sono parzialmente ostruite è necessario intervenire per fare in modo che questo materiale non le ostruisca e quindi che il corso d'acqua possa defluire sotto il ponte stesso. Ma in altre situazioni l'osservazione a naso, cioè non basta essere nati vicino a un corso d'acqua per essere ingegneri idraulici, l'osservazione a naso di quello che può essere il materiale presente in alveo è un'osservazione che mal si accompagna con quella che è una valutazione globale della dinamica del corso d'acqua stesso. Comme tant de mers, le maire de Villars-Pellis vit constamment, avec ses habitants, le risque hydrogéologique. Sa lutte est la prévention et l'autoprotection. Beh, certamente cerchiamo di portare avanti un lavoro che non è a spot, ma deve essere assolutamente un lavoro che va avanti negli anni, fondamentale assolutamente per noi, per me, ma per l'amministrazione, e continuare e portare avanti e cercare di migliorare sempre quella che noi definiamo l'autoprotezione, perché è l'unica cosa che in realtà potrà mai aiutare i cittadini di fronte a un rischio serio. Stiamo lavorando in questa direzione sulla scuola, perché è lì che probabilmente dobbiamo andare ad avere dei comportamenti il più possibile corretti o perlomeno non pericolosi. Non si va a vedere l'acqua su un ponte quando piove molto. Si prestano delle particolari attenzioni su alcuni aspetti. Banalmente, se c'è un garage interrato, si tira fuori la macchina, perché questo potrebbe permettere di non avere dei danni economici, per carità, però importanti, così come noi hanno avuto dei cittadini nel 2008. Abbiamo un piano di protezione civile di valle che ci permette, è veramente un manuale operativo del chi fa che cosa, e abbiamo previsto delle azioni, perché siamo assolutamente convinti che serva avvertire la popolazione quando è possibile, ma con gli allerta meteo in qualche modo adesso lo si è abbastanza, e quindi abbiamo preso la decisione di mettere sugli incroci di tutte le strade delle bacheche. Alcune erano già posizionate, altre le abbiamo messe nuove, dove i cittadini sanno che se compare un cartello rosso sanno che c'è un'allerta. È vero che qui sia chi ha fatto lo studio di bacino, quindi i geologi Tropeano, ma anche la dottoressa Turconi che lavora con lui, hanno parlato già loro direttamente con i cittadini coinvolti, eccetera. Chiaro è che forse uno non ci dorme, io personalmente almeno non ci dormi tanto la notte, quando devi andare a dire a una persona la tua casa non è stata danneggiata nell'ultimo evento alluvionale, però forse è meglio che tu la lasci. Di fronte a degli studi che ti dimostrano, e anche insomma, purtroppo a quello che è già stato visto qui, che effettivamente è un rischio, credo che insomma sia la strada che tutti noi dovremmo seguire di fronte a queste cose. Una famiglia continuava a dirmi, benché sia andata in Bassa Valle, non sono andati così lontano tutti, mi diceva però io il medico continuo a tenerlo a Villar-Pellis, c'è anche la farmacia, dico vabbè vedi tu, insomma, quindi ci sono ancora dei collegamenti. La delocalizzazione è sicuramente una soluzione importante, utile, e in un prossimo futuro sicuramente quella da adottare in diverse zone dove all'orizzonte non c'è una facile soluzione per problemi di questo tipo.
tutti noi dobbiamo essere più sensibili verso questi tipi di fenomeni. La sensibilizzazione è il primo passo affinché la popolazione possa sapere che cosa fare durante la fase parossistica di un fenomeno tipo quello di Guérin. Lezioni, comunicazioni, informazioni su che cosa fare, come comportarsi nel momento del bisogno. Spesso e volentieri si muore per ignoranza perché non si sa che cosa fare nel momento in cui l'acqua arriva in casa. Spesso e volentieri si continua, ahimè, a guardare la tele, quasi ignari che fuori dalla porta il canale ti stia portando in casa magari un metro di acqua. Il è difficile de quitter sa maison, mais quand à sa propre vie et celle de la famille est en jeu, on y réfléchit par à deux fois. Le témoignage d'une famille de Villard-Pellisse. C'era la parola del CNR, praticamente del funzionario, che diceva che si raccomandava la rilocalizzazione delle due case in destra del rio Rospart. E quindi qui poi dopo appunto siamo andati un attimino a chiedere spiegazioni ulteriori, perché non è semplice dare un'interpretazione al sindaco. Molta disponibilità, ci ha spiegato che grosso modo eravamo sotto una certa, diciamo, legislatura regionale e leggendo questa cosa qua abbiamo visto che comunque in qualche modo la regione veniva incontro. Abbiamo detto qui è forse una delle poche volte in Italia che il prevenire è meglio che curare. Certo, il lasciare una casa da dove abiti da 25 anni, che è stata una scelta tua, che te la sei ristrutturata come piaceva a te, che te la sei personalizzata in un luogo così ameno come Villard-Pellice, perché Villard-Pellice col mio vicino ogni tanto consideravo che era una specie di angolo di paradiso, però nel momento in cui succedevano queste cose diventava immediatamente l'opposto, una specie di angolo d'inferno, una cosa dove veramente c'era il terrore. E a questo punto l'unica cosa da fare è fare una decisione, come si dice in diritto, il buon padre di famiglia, bisogna decidere di... E grazie al fatto che comunque ci sono venuti incontro economicamente, eccetera, siamo riusciti comunque a trovare un'altra realtà, tutt'altro, come vedete voi qua, tutta un'altra cosa. E comunque si spera, visto che questo borgo risale ai tempi romanici, che anche qui non ci siano problemi. Mi telefonavano da Bricherasio, da Bibiana, mi dicevano: tu a mezzogiorno devi venire qua, devi lavorare. E io dicevo: forse voi non vi rendete conto, in questo momento qui c'è l'inferno. Dice: ma non è possibile, mi dicevano da Bricherasio, qui è tutto a posto. Dico: potete anche non crederci, io se prendo la mia auto, dico, io non ho il coraggio di prendere la mia auto. E quindi in effetti da lì praticamente a un'ora, per fortuna non ho preso la mia auto, perché da lì a un'ora la strada è stata praticamente distrutta dall'acqua. E quindi in quel momento tu veramente assumi la consapevolezza del pericolo che stai vivendo. E io avevo praticamente tutta la casa, due piani di casa, che mi tremava addosso, cioè quello che a volte dici tu, una scossa di terremoto che dura pochi minuti, io l'ho avuta per due ore sulla mia testa, sembrava che i muri di casa mia mi crollassero addosso, con l'acqua che mi cadeva dal lampadario come un ruscello. E quindi c'è le telefonate, appunto come prima ha detto mio marito, mi dicevano: vai via, non stare lì. Quindi io ho raccolto nella mia 24 ore i documenti particolari del mio lavoro, li ho messi dentro un sacchetto e sono scappata per il bosco. Nel giro di pochi minuti, ovviamente due o tre minuti per attraversare il costone del bosco che mi separava dal centro del paese, io sono arrivata lì e mi sono ritrovata praticamente come se fossi uscito da una doccia. Ero totalmente marcia di acqua.
con tutta la roba bagnata, e intorno a me avevo bambini che piangevano perché quel mattino sono usciti dalla scuola elementare, e le lingue di fango che ci circondavano. E questo discorso che sto riferendo a voi, noi due ce lo siamo fatti quest'inverno più volte, perché quando la sera, quando siamo a letto nella notte, sentiamo piovere anche in modo un pochino più violento, diciamo finalmente non siamo più lì, perché molto spesso, finché abbiamo avuto il nostro soggiorno a Villa Arpellice, la notte non si dormiva, ci si diceva cosa facciamo, ci alziamo, ce ne andiamo, e tutte le volte che sentivo sul tetto lo scrosciare più forte, ovviamente mi batteva il cuore. A quel punto per forza ci deve essere una tua scelta spontanea, cosa fai? Puoi dormire tranquillo, te ne devi andare, ti devi alzare. E quindi ecco perché ho vissuto questa scelta come una giusta e logica risoluzione del problema. Avec la prévention, l'autoprotection, l'éducation et le travail de nombreux professionnels qui examinent l'ensemble du bassin du Pélis, on peut réduire, sinon éliminer, le risque hydrogéologique. La vallée du Pélis reste une zone pleine de beauté naturelle qui doit être préservée pour les générations futures.